confermare, ma sono responsabile tecnico di EUDATA, questo è solo il titolo, quindi possiamo passare oltre. Sono responsabile tecnico di EUDATA, sono anche uno dei partner, mi occupo di Agile, siamo certificati con qualcuno di questa assieme, sono innamorato dell'intelligenza artificiale, soprattutto sulla parte semantica, machine learning, quindi mi reputo un matter expert e a tempo perso mi diletto a fare anche il tech mentor di qualche startup. Oggi parliamo di VoiceBot, quindi diciamo una sessione un po' diversa da quelle che trattiamo tradizionalmente a questo evento, un po' diversa sul canale, e adesso vedremo una definizione di VoiceBot sul canale di ingaggio, ma fondamentalmente parliamo sempre di bot e di un'interazione uomo-macchina che sta evolvendo. Infatti io ho titolato, no, questa sessione come i bot che crescono iniziano a parlare, proprio perché secondo me è proprio un'evoluzione di quelli che abbiamo chiamato fino ad oggi dei chat. Dei dati che mi piaceva insomma riportarvi, fondamentalmente in America pare che il 42% degli utenti oggi proprietari di uno smartphone utilizzino giornalmente, in questo caso mensilmente parla, servizi ad accesso vocale, quindi gli assistant a tutti gli effetti. Anche qui vedete i source, quindi potete andare eventualmente a rivederle, le slide saranno pubblicamente disponibili, quindi potete accederci. Altri due dati che mi sono sembrati molto importanti, molto interessanti. Gli smart speaker, sapete tutti cosa sono gli smart speaker? Sono Google Home, per dire l'ultimo arrivato, c'era Alexa prima, purtroppo non disponibile per il mercato italiano, ce ne sono tanti di marche diciamo più o meno conosciute, ma le previsioni sono che dal 4.4 milioni che facciamo oggi, questo mercato salirà a 17.4 milioni per il 2022. E mi sembra un dato assolutamente eccezionale. Se poi confrontato quello sotto, fondamentalmente raggiungeremo il bilione di utenti per il 2025. Ok? Quindi vuol dire che praticamente possiamo dire di aver coperto quasi tutti gli utenti che utilizzano internet nel 2025. L'ultimo dato l'ho riportato perché per chi è interessato come EUDATA sul tema del customer service. Noi come EUDATA sviluppiamo sistemi di customer service nell'ambito digitale da quando EUDATA esiste. Quello che abbiamo visto è che quando all'inizio si parlava di digitalizzazione, quindi di spostare i clienti dal canale tradizionale della voce al canale digitale, all'epoca Dimension Data, che è uno dei più grandi player a livello internazionale sul mercato, raccontava dei numeri stratosferici. Mi ricordo nel lontano 2012 diceva che più del 60% dei contatti sarebbe passato dal canale tradizionale voce, il contact center numero verde per intenderci, al canale digitale, chat, email o affini. La realtà dei fatti, sempre Dimension Data, dice che purtroppo dal 2015 solo il 17% dei contatti hanno fatto questa transizione. Quindi ci troviamo ad avere comunque un'utenza che crede e che vuole interagire in maniera vocale con il sistema di supporto o in generale diciamo con l'azienda. Io ho guardato questi numeri, mi sembravano molto belli, ma come sempre sono dati previsionali. Allora, diciamo, siccome sapete che Google Home oramai è disponibile per il mercato italiano, okay, ho fatto un esperimento sociale. Due settimane fa ho comprato Google Home e l'ho portato a casa. Non ho detto che sono papà di due splendide bimbe, marito e c'ho anche una suocera a carico, sono figlio di donne. E ho analizzato, ho guardato che cosa voleva dire portare uno strumento di questo tipo a casa e farlo utilizzare da degli utenti che saranno consumatori poi, ma che ci fanno capire, le mie bimbe di un
anno e mezzo e di 5 anni, qual è il livello di semplicità col quale, diciamo, c'è questo tipo e si può attuare questo tipo di interazione? Il risultato è stato strabiliante. La mia figlia di un anno e mezzo, vi dico subito questo, la mia figlia di un anno e mezzo adesso dice "Ehi Google, ciao". Dice credo 4 parole in totale e Google è diventata la quarta. Non sto scherzando. E si diverte a entrare e salutare Google, cosa che faccio anch'io e fa anche mia moglie, me l'ha detto. E la mia figlia invece di 5 anni ha capito, ho la Chromecast anche a casa, ha capito che può farsi mettere i cartoni e quindi il suo diletto è dire a Google i cartoni più strani che le passano per la testa, fammi vedere i Teen Titans Go, l'attuale, questo momento pazzo per i Teen Titans Go, fammi vedere Teen Titans Go sulla TV e il Chromecast glielo fa vedere. E questa cosa qua l'ha fatta uscire pazza. Mia moglie era quella ovviamente l'ennesima cinesata che mi porti a casa, ho detto no, è un'americana, poi fatta in Cina però. E quindi all'inizio rigetto, come tutte le cose tecnologiche che ho portato a casa, Chromecast compresa. Poi su Netflix è uscita La Casa di Carta e quindi lì poi è cambiato tutto il mondo. Questo per la Chromecast. Per quanto riguarda invece la Google Home, da quando ha scoperto che può capire come si fanno le ricette, dal sito galvani.it i broccoli si cucinano nel seguente modo. Adesso mette timer su Google Home, mette imposta le sveglie, fa capire come le ricette, comanda Beautiful sulla TV se non ha visto l'ultima puntata. Mia suocera sta a guardare, nel senso che in questo momento eventualmente chiede, ma mi puoi chiedere, l'ho convinta l'ultima volta a chiedere a solo verificare qual era la capitale del Tennessee, perché non era sicura di quella. Aveva paura di essere sostituita. Secondo me sì, c'è questo periodo. Via la suocera. La cosa che ho capito, quindi anche io ho fatto un'ipotesi e poi l'ho cercata di validare, è che ragazzi queste interfacce rivoluzioneranno il modo con cui noi interagiamo con qualsiasi tipo di strumento che abbiamo a casa, che abbiamo al lavoro e che abbiamo. E che secondo me ci porteranno una nuova era, che è l'era o ritorneremo, diciamo, al modo più normale di quello che siamo tutti abituati a utilizzare, che è l'interazione vocale. E dunque, secondo noi, secondo questa è l'agenda della presentazione, scorreremo abbastanza in fretta, darò la definizione di che cos'è secondo noi un bot vocale, come noi abbiamo inodata dato un taglio a questa evoluzione, quali sono le complessità che si porta dietro a proporre un servizio vocale e quali sono gli use case che abbiamo già portato sui vari tavoli che i nostri clienti hanno già in essere e infine vi farò sentire una demo live. Allora, innanzitutto cos'è un bot vocale? Un bot vocale è una interfaccia conversazionale che utilizza il canale vocale per interagire. Di conseguenza abbiamo identificato 4 possibili interazioni. La prima interazione, se volete ve l'ho raccontata, è quella che vedete nel secondo bullet, che è quella tramite l'assistente, no? Quello che oggi è abbastanza chiusa, a dire il vero, perché se vi portate a casa un Google Home è molto complesso aggiungere delle azioni custom. Sapete tutti cosa sono delle azioni? Fermatemi se... Okay, cioè, come estendo fondamentalmente le capabilities del mio dispositivo, ok? In questo momento è molto chiuso quello mondo lì. Le app, quindi avere la possibilità di portare la logica di interazione vocale all'interno delle app che noi tutti come fornitori diciamo sviluppiamo per i nostri clienti. Come portare, e questo forse da un punto di vista di business, almeno per il lato, è quello più importante, quindi come portare il concetto del bot vocale all'interno di applicazioni legacy, che sono fondamentalmente quelle del contact center, numero verde, numero nero, che dir si voglia. E una cosa molto semplice, però che secondo me prenderà piede una volta che WhatsApp Enterprise forse arriverà anche per il resto del mondo, è le interazioni vocali. Non so se avete mai, c'è uno studio fatto da Paolo De Nadai, Scuola Zoo, per chi non lo conoscesse, che studia tantissimo le interazioni delle nuove generazioni con i sistemi tipo WhatsApp e Messenger,
le interazioni vocali stanno raggiungendo, quindi la registrazione del messaggio audio sta raggiungendo le interazioni di testo quando le interazioni di testo superano le 200 battiture, ok? Quindi è importante anche essere lì ed è effettivamente una interazione vocale. Quindi come abbiamo disegnato come la tecnologia sta dietro? Okay, questo è un esempio, quindi l'ho chiamata gli ingredienti del VoiceBot e diciamo che come vedete dopo l'utente c'è uno smartphone, in realtà c'è uno smartphone, ma può esserci un qualsiasi device IoT, Google Home, quello che volete. Il primo livello è come l'utente, quindi che cosa l'utente utilizza per interagire con il sistema. Qui si parla di chatbot, quindi sulle messaging platform, è cosa che conoscete assolutamente tutti. Qua invece si parla di un'interazione vocale. Interazione vocale che può essere una delle N che vi ho raccontato prima, che può essere quindi interazione con Google Home, che può essere in realtà chiamo il numero verde, ci parlo e via dicendo. Tutte queste interazioni vengono poi raccolte da un sistema che fa natural language processing, perché banalmente deve iniziare a fare, nel caso di analisi vocale, il trascritto. È ovvio che nessuno si mette a analizzare direttamente la registrazione, l'onda vocale, ma tutti i sistemi che conosciamo oggi lavorano sul testuale. Di conseguenza serve qualcosa nel mezzo che faccia trascrizione dalla vocale al testo e quando il bot risponde dal testo che risponde il bot al vocale. Quindi vi ho spiegato in maniera molto semplice il fatto che una volta che abbiamo identificato, abbiamo posto un layer di trascrizione, a questo punto possiamo riutilizzare le logiche del bot che avevamo e utilizzavamo anche per il canale testuale, ok? E abbiamo fatto in modo di aggiungere un nuovo touch point, una nuova interfaccia vocale, in questo caso ai bot che già avevamo introdotto. Sotto poi abbiamo machine learning o semantica per comprendere intenti, identità, poi qua si apre un mondo. E poi tutti gli accessi ai vari sistemi come li avevamo già dai bot che tutti noi conosciamo, accessi a base dati, a sistemi CRM, a sistemi di pagamento, via dicendo. Fermatemi sempre se vado oltre. In ordine di priorità, ho riportato una tabella che non scorro con voi completamente, ma in ordine di quanto siamo lontani e quanto secondo noi vedrete l'evoluzione dei chatbot vocali, vi ho messo questa classificazione. Allora, in primis, una cosa che esiste già oggi e che abbiamo già realizzato per un cliente assicurativo enterprise italiano è la trascrizione delle interazioni vocali. Quindi il chatbot che non riceve solo un'interazione di tipo testuale, ma può ricevere anche delle registrazioni che vengono convertite con sistemi di natural language processing, in particolare di quello che viene chiamato lo speech to text, ok? E fondamentalmente quelle interazioni che diventano testuali vengono poi utilizzate per l'interazione classica. E questo è già oggi, questo è già il presente ed è un add-on rispetto all'utilizzo delle piattaforme di chatbot tradizionali. Il secondo in ordine di adozione, qua i BPO, Business Process le società che fanno outsourcing, quindi business process outsourcing, stanno chiedendo tantissimo queste tecnologie per fare il phone voice bot, quindi il sistema che tramite che chiamo un numero verde, prima si diceva premo 1, premo 9, nella nostra testa, ma è qualcosa che poi vi farò anche sentire, questa interazione classica tradizionale a toni o a DTMF, come si chiamava in gergo. Sarà nel breve surclassata da un'interazione uomo-macchina del tipo cosa posso esserti utile, ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, ci sarà una comunicazione tra le due parti. Il primo livello tendenzialmente sarà con un automa e una volta che l'automa ha identificato la problematica, la criticità, il livello dell'utente l'ha identificato, eventualmente quell'utente, nel caso come mi rifaccio al pitch di prima, nel caso in cui ci sia una reale esigenza o diciamo quel contatto ha la possibilità di avere un upsell o un cross-sell, allora è passato all'operatore con la gestione. Così, come, esattamente come avviene oggi. Tutto chiaro? Okay. Il VoiceBot per l'app è un qualcosa che secondo me non decollerà mai, ma qualcuno ce lo sta chiedendo. Abbiamo anche qualche concept e prospect in vista, anzi, in realtà un paio di progetti che stanno partendo. Portare sull'app, all'interno dell'app dell'azienda, la possibilità di interagire in maniera vocale.
digitale, perché secondo noi, diciamo, è un hype che non avrà seguito perché ci sono una serie di limitazioni, tali per cui, per esempio, l'app deve rimanere attiva per avere un'interazione vocale, deve registrare l'audio, è energivora e tutta una serie di cose che mi fanno in modo che sarà forse difficilmente futuribile. Difficilmente futuribile perché invece secondo noi la parte fondamentale, quella su cui ci sarà un'evoluzione enorme nel prossimo futuro, saranno invece le action su Google o gli skill di Alexa, dove effettivamente non tanto per la pervasività sugli smartphone, dove più o meno ci siamo già, ma soprattutto sulla pervasività, come vi raccontavo prima, su tutti i device che abbiamo in casa, che avremo in casa nel prossimo futuro, da qui al 2025, come abbiamo visto precedentemente. Quindi ci abitueremo sempre di più a dire: ehi Google, dammi il mio saldo sul conto corrente. Lui saprà, avrà profilato chi sono io, qual è la mia banca, accederà al conto e mi dirà quanti soldi ho, o fai un bonifico, o dimmi quanti soldi ho ancora sulla mia carta di credito o sulla mia tessera, sul mio conto con Vodafone telefonico. Vi lascio la slide, comunque, diciamo, noi, vi ho raccontato un po' come lo stack tecnologico, noi gestiamo la parte di canali, abbiamo una piattaforma conversazionale completamente code free, quindi è una piattaforma con cui costruisco in modalità drag and drop gli alberi conversazionali, ci integriamo con tutta una serie di motori conversazionali NLP di mercato e fondamentalmente il plus che diamo è che gestiamo anche la parte di handover che chiamiamo verso l'operatore umano, quindi quando il bot non riesce ad avere, diciamo, risposta, a dare risposta, allora lo può passare all'operatore. Questo perché arriviamo tradizionalmente da una logica di contact center e quindi abbiamo nel DNA tutte queste logiche di customer retention, satisfaction e service. Quali sono le complessità dei primi progetti che abbiamo trovato con SBOT? Perché ne abbiamo fatte anche qualcuno. Fondamentalmente, quali sono le complessità rispetto a un progetto chatbot tradizionale? Aspetta, è un progetto chatbot. Allora, sicuramente, poi se volete fare un paio di chiacchiere anche all'aperitivo, abbiamo anche qualche collega, tipo Andrea o Giorgio, che hanno seguito a vario titolo progetti, Andrea e Giorgio, perché ti alzava la mano così, hanno seguito a vario titolo dei progetti proprio in campo, quindi ve ne possono assolutamente parlare. Però, diciamo che rispetto a un progetto tradizionale chatbot, il progetto voicebot, i dialoghi di un progetto voicebot sono un pochino più articolati perché, diciamo, mentre sul chatbot io, una cosa banale, posso rileggere quello che mi ha detto il chatbot, ok? Perché salgo e vedo cosa mi ha detto, cosa mi ha scritto, e su un voicebot no, la voce è in realtà incompleta e l'ho persa. Di conseguenza la struttura dei dialoghi è un pochino più, non dico articolata, ma sicuramente un pochino più verbosa, perché devo simulare quello che una persona normale direbbe sulla base dell'esigenza che gli ho espresso, soprattutto perché non può essere guidata da dei bottoni che conoscete tutti o dei caroselli, anche qua conoscete tutti, ma fondamentalmente deve sapere quali sono le opzioni disponibili e poi vediamo come questa cosa si può risolvere. L'architettura di un voicebot è leggermente più complessa rispetto a un chatbot perché bisogna aggiungere quel layer che vi ho disegnato, che è il layer di trascrizione del parlato e del parlato e dal testo, la sintesi vocale. È molto importante, e qua probabilmente i colleghi sorrideranno, è molto importante ovviamente a livello di usabilità diciamo, la componente di trascrizione del testo è data per scontata, la bontà con la quale il voicebot comprende è data per scontata, è necessario invece avere una sintesi vocale buona, perché non posso essere risposto dal bulgaro, che fra l'altro è anche un bot. Se prima mi rispondeva al bulgaro reale, adesso non può rispondermi il bulgaro bot. Perché a quel punto chiudo e mando l'azienda a quel paese. È importante, soprattutto all'inizio, quando si misura la prestazione, poi ancora mi rifaccio allo speech di prima, è importante che ci sia comunque, nel caso in cui, a maggior ragione su queste tecnologie abbastanza nuove, che ci sia una transizione normale verso l'operatore ove il voicebot non riesce a supportare l'umano come dovrebbe, per non perdere un deal, per non perdere. Poi, se lo presentiamo su una telco, detto che oggi ancora non ci siamo, ma sulle telco questo terzo tema non c'è perché la telco,
meno contatti va verso l'operatore, verso l'operatore più è contento. Quindi, diciamo, in tutti gli altri casi dove si parla di generazione di lead generation piuttosto che invece di customer retention, sicuramente questo è un punto fondamentale. Alcuni use case, poi ho finito, vi presento la demo. Sono tutti casi reali, purtroppo non potevo mettervi diciamo il brand, ma ad esempio il primo, forse il più importante, che avrà una scala diciamo nazionale, è un vocal assistant per le informazioni del care. Qua potete chiedere direttamente a Andrea per eventuali dettagli. Cosa posso fare? Posso schedulare degli esami medici, posso modificare le mie cure, quindi le mie reservation, e eventualmente posso richiedere dei reminder. In questo caso l'abbiamo integrato con il portale vocale, quindi diciamo tecnologia contact center Avaya, che per chi è del mestiere è una delle tecnologie leader di mercato. Secondo caso, l'abbiamo fatto per un importante gruppo bancario italiano, ed era un voice bot che allo stesso modo, quindi sempre con il numero verde, chiamando il numero verde, dava informazioni su alcune cose basilari. Adesso sulla demo ve lo farò sentire. E anche in questo caso l'abbiamo integrato con un'altra tecnologia di mercato, che è Cisco in questo caso. Un caso carino è l'HR, quello di cui vi ho parlato prima, della trascrizione delle registrazioni in vocale. Nel caso di HR, quindi abbiamo fatto un bot che permette ai dipendenti di questa azienda di dichiarare la propria spesa, la nota spesa mensile, e la può dettare direttamente al bot usando Telegram. E quindi trovate qua il caso. Un'altra azienda nel settore banking ci ha chiesto di integrarlo all'interno dell'app, dove il bot non è solo chat, ovviamente lo è, ma è anche voce vocale, quindi nella stessa applicazione posso interagire schiacciando la classica iconcina del microfono oppure digitando. Ora io vi volevo far sentire una demo, mi piace un sacco. Due parole sulla tecnologia che vi farò sentire. In questa demo, sono stato in croce di carro. Allora, io farò un numero verde, chiamerò un numero di telefono, e fondamentalmente questo è il servizio bancario della demo, è tua moglie a casa che ti risponde. Mia moglie a casa che ti risponde. No, è un maschietto. Sapete perché? Non si può usare una donna, lo sapete perché, vero? No. Sapete degli studi che ci sono sul fatto che è meglio fare un bot umano maschio? Beh, me lo chiedete dopo alla fine. Ne parliamo dopo alla fine. E non in macchina, però, no. Perché il navigatore mi dia femmina. Il navigatore è femmina, ma c'è un motivo. Non so, poi ne parliamo. Allora. Buongiorno Rispondi, servizio clienti. Oggi ci segnalano problemi con le autorizzazioni contactless. In cosa posso esserle utile? Puoi scegliere una delle seguenti opzioni: saldo, movimenti, quotazione, titoli, info, filiali, parlare con un operatore. Vorrei sapere quanti soldi ho sul mio conto. Immaginatemi al telefono. Specifichi il suo codice cliente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è una registrazione. Chiamato Bancao. Specifichi il suo PIN. 1, 1, 1, 1, 1. Ho provato a attaccarlo col telefono, ma non entrava il jack, quindi non ho potuto fare. Luigi Bianchi, il suo ultimo accesso risale al 22 maggio 2016 e il suo saldo contabile di 20.69.in. Cosa posso esserle utile? Puoi scegliere una delle seguenti opzioni: saldo, movimenti, quotazione, titoli, info, filiali. Ovviamente poi posso andare avanti alla quotazione.
Quindi questo è un giro completo nel quale è un bot che è stato costruito tramite la nostra piattaforma, pubblicato in modalità chat, e questo è un altro dei touch point che utilizziamo per la fruizione. Lo stesso identico bot, potrei farvelo vedere in chat, su Facebook Messenger, su Telegram, poi sui dettagli ne parliamo. E se avete domande, please. Sì. Vai. Se ho capito bene, ci sono vari pezzi, no? Che, sì. voi assemblate, quelli li fate voi. Sì. Altri li Aspetta, prendete. Riprendo la slide. Sì, grazie. La slide. Sì. Invece è centratissimo la domanda. Non facciamo tutto, nel senso che non ha. Siamo nell'ottica di facciamo bene una cosa, che è quella roba dove vedi l'iconcina con BAI, che implementiamo la logica di bot, tutto il resto lo compriamo. Esatto, quello che volevo focalizzarmi è la parte di, prima l'hai chiamato speech to text, perché ad esempio quando ho detto con WhatsApp, non quando ho un messaggio vocale, ma proprio quando gli ho detto e lui scrive, secondo me funziona molto bene, è sorprendente, però non capisce tutto. E soprattutto io penso di avere un accento abbastanza neutro, mi rendo conto che altre persone in Italia potrebbero avere accenti più marcati del mio, e so che per esperienza che a volte funziona sempre peggio, no? degrada quella roba lì. Voi la comprate sul mercato perché ci sono dei provider esperti, sì. focalizzati, allora, solo quello? Abbiamo allora la demo che hai appena sentito è fatta con il motore vocale di l'ASR di Google, ok? Quindi è Google quello che hai sentito, che lo dà. Lo vende? È un API, ah. Sì sì, tu la usi, e è una consumo, classica API, consumo a chiamata, non è, diciamo, è una delle ipotesi. Abbiamo dei partner certificati sul mercato che portiamo, vi faccio due nomi, c'è dato 85 Speech, sono i due partner con cui di solito collaboriamo, che offrono ovviamente tutta una serie di, Google lo prendi ed è off the shelf, okay. E quindi ti becchi quello che, certo. che hai. Se tu hai delle necessità particolari, non è Google la risposta, e quindi devi andare sui leader di mercato e che però sulla lingua hanno quel tipo di competenza. Noi abbiamo selezionato dei partner, come facciamo su qualsiasi cosa che compriamo dall'esterno, che non facciamo noi, come ad esempio la parte machine learning o NLP non è nostra, ma è uno IEM o abbiamo altri partner, qualcuno è che fa i sale, insomma, e di conseguenza l'idea è quella che oggi devi fare, cioè oggi secondo me devi sempre andare più nell'ottica delle soluzioni più che nell'ottica della tecnologia. Se vuoi stare sulla parte tecnologica fai bene un pezzo e il resto prendilo da fuori. Certo. Noi abbiamo capito dal mercato che sappiamo bene fare un pezzo, che è quello della bot logic, il resto lo compriamo. Come compriamo appunto la parte machine learning, sulla parte di trascrizione integriamo anche lì le Google Vision API per la parte di OCR, perché ci sono anche clienti che ci chiedono il riconoscimento delle targhe, il riconoscimento l'ultimo era, cos'era ieri? Non ricordo più. Era il riconoscimento delle targhe sulle foto mandate a un sito. Come fornitore generalista, diciamo, al di là delle specificità, Google è Devo dirti, a livello di brand, sì, a livello di applicabilità sul mercato italiano, no. Cioè, tu puoi far sentire una cosa di questo. Tra l'altro, adesso Google l'ha appena lasciato in beta, potete provarlo tutti, perché ha una voce fantastica, il text to speech, quindi la sintesi vocale, powered by OpenGo, la tecnologia di DeepMind sviluppata da Google. La voce di quell'oggetto lì è eccezionale. Il problema è che per le tematiche di GDPR, per tutte le tematiche di no, lo voglio in casa, lo voglio un premio, lo voglio in un'altra parte, lo voglio customizzare, via dicendo, sono tutte cose che noi tutti giornalmente sappiamo che succedono ai nostri clienti, queste tecnologie bellissime oggi non sono disponibili. Meno male, perché così qualcosa di italiano riusciamo a portarlo anche sui clienti, perché altrimenti nessuno glielo mangerebbe. Cioè, io preferisco portare un partner italiano e lavorare assieme, costruire una relazione per poter poi replicarla su altri clienti, piuttosto che andare su soluzioni tipo Google, che pur essendo perfette e bellissime, ma sono secondo me degli apripista per poi infilarci in nicchie di mercato su cui poi andare veramente a lavorare seriamente. Vai, ho una domanda
sui temi di latenza al telefono, speech to text e to speech, la nostra architettura, best practice, cosa avete visto? Sì. Poi basatevi con Andrea. Allora, c'è un problema principale, e quello è un problema, non è tecnologico, ma è di usabilità. Il riconoscimento di quando l'utente smette di parlare. E quel problema lì non è risolvibile, quindi tu hai sempre un x secondi di termine, quindi diciamo le tempistiche sono così composte: utente che parla, smette di parlare, macchina che deve capire che l'utente smette di parlare, e qui c'è un primo tempo. Quando smette di parlare, trascrizione, c'è cioè un altro tempo, trascrizione, integrazione con la logica del bot, un altro tempo, chiusura della logica del bot, magari c'è un accesso a un database, a qualsiasi sistema legacy, un altro tempo, risposta del bot, un altro tempo, TTS, un altro tempo, l'utente se n'è andato. Quindi è un tema assolutamente caldo, è difficilmente risolvibile o comunque diciamo riportabile allo zero. È possibile fare delle ottimizzazioni affinché questo si riduca. Meno di 3 secondi da quando hai smesso di parlare a quando ti ho risposto il bot, impossibile. Quindi, misurato la latenza che c'era durante la demo era dovuta principalmente a quello, quindi se latenza intendi da quando ho smesso di parlare a quando lui mi ha risposto, assolutamente sì. Sì, metà del tempo sì. Il problema grosso è che l'utente sgamato magari lo capisce che è un vocal bot e quindi dice non parla, l'utente medio siamo ancora a misurare. La cosa che vedevo dalle statistiche che si preferisce sapere se non è un umano ma che è un bot, sì, quindi sì. Uno si tara già a priori, certo. E infatti una delle peculiarità dell'interfaccia è dirlo, guarda che non sono un umano, ma stai parlando con un robot, e quindi già lì. Nella mia testa c'è il fatto che questi signori, con questi signori intendo, con Speech per esempio stiamo avviando una collaborazione intensa a livello di R&D per fare quello che fa già Google, che è la trascrizione contestualizzata inline. Così che almeno, diciamo, da quando l'utente termina di parlare, c'è solo un match con la grammatica, adesso per entrare un pochino più nello specifico, c'è solo un match della grammatica, l'ultimo pezzettino di trascrizione che non è il lemma, ma è nella catena, diciamo, la parte di grammar, e quindi a quel punto hai ottimizzato quella seconda parte, dopodiché è tutto un tema di ridurre a livello tecnologico la catena successiva. Metterlo on-premise? Guarda, le risposte di Google le abbiamo misurate, sono nelle decine di millisecondi, ovunque sei, quindi secondo me non fa la differenza, cioè è proprio un cambio tecnologico. Il problema è che le vecchie tecnologie, come quelle di SR, diciamo da Contact Center, che è il 95% di quello che c'è là fuori, hanno un protocollo ed è quello che è l'MRCP col quale fanno questo tipo di trascrizioni, purtroppo sottostanno a questa problematica qua. Quello che abbiamo fatto è pacchettizzare una soluzione basata su Asterisk, quindi in questo caso la vendiamo come soluzione end-to-end dove si può decidere qual è l'NLP, il trascrittore da agganciarci. Questo che avete sentito è proprio la soluzione pacchettizzata di cui vi sto parlando, dove fondamentalmente riusciamo a fare dei giochi di ottimizzazione molto migliori rispetto a quelli che si fanno sul contact center tradizionale. Ha un test to speech on the fly, diciamo, mentre sta parlando, sì. Forse è quello che stai sì. descrivendo prima e forse no. Sì, il problema è che Google ti fornisce un API che non è on the fly oggi. Gli altri sistemi, come dicevo, lo stanno iniziando a pensare a mettere in campo. Lo fa solo l'assistente vocale per chi usa la trascrizione o Kinetta, lo fa. Quel tipo di mestiere, però è embedded all'interno del sistema operativo, soprattutto perché c'è un tema di consumption da un punto di vista di risorse notevole. Il conto è distribuire quel tipo di carico sui dispositivi che abbiamo a disposizione, il conto è centralizzarli, soprattutto se pensiamo a magari anche 100, 200, 300 chiamate concorrenti. Questo è il dove si parlano i nostri clienti. Questa è comunque una delle cose, diciamo, dei principali showstopper, se vuoi, no? Dell'adozione di questa tecnologia su larga scala oggi. E le cose quindi su cui lavorare sono un
già c'è un progetto pilota che stanno lavorando sulla percezione della personalità con cui stai parlando, e quindi la risposta dell'assistant sarà in base a come vieni percepito dal, e sarà il prossimo step di avanzamento. Che sì, sì. Altro? Siamo già. Scusa, il fatto che la voce del voice box fosse una voce sintetica è una scelta o una necessità? Si potrebbe registrare una voce umana e usarla? Sì, questa è una domanda che anche questa mi fanno in tanti. Il fatto di registrare una voce è la dinamicità con quale vuoi, diciamo, dare e mantenere il servizio. Se fai una voce, la voce, diciamo, sintetica, hai la possibilità di cambiare il bot e configurarlo in ogni momento. Se invece registri dei messaggi, noi abbiamo un cliente, mi ricordo, nel lontano 2012, doveva chiamare un'agenzia, perché gli aveva imposta la compliance, un'agenzia che gli registrava tutte le voci, e aveva fatto richiesta un giorno X e gli sono arrivato dopo 2-3 settimane, perché lo studio, poi devi prendere, non so, un tot, non è che chiedo una registrazione e me la danno, cioè devo chiedere almeno 10, 20, 30, non lo so. Quindi dipende quanto è dinamico il tuo business. La mia risposta è, dato che tutti i nostri business ormai sono dinamici, sì, dobbiamo sopperire al fatto che il text speech è così, ne scegliamo uno buono. Nuance, speech, cioè, ce ne sono di TS buoni là fuori, usiamo quelli. Scusa, rispetto al fatto che aspetti un po' a rispondere, iniziare a parlare dicendo sì, sto cercando il tuo conto. Assolutamente sì, quella è un'ipotesi. La cosa che abbiamo visto, che forse non avete percepito perché comunque gli speaker erano quelli che sono, siamo tutti abituati ai vecchi registratori vocali, quindi non so se l'avete sentito, ma quando l'utente parla, quando l'utente deve parlare, prima che l'utente deve parlare, non so se l'avete sentito, c'è un beep. Ah sì, infatti mi chiedevo. E perché quello mnemonicamente è associato al fatto che tu devi parlare. Il secondo giro in cui ti chiedo, effettivamente sei abituato e hai capito, e quindi parli dopo il beep. È solo una questione di, come sempre, abituare l'utente a... Per l'utente, mentre per il fatto che tu gli stai per rispondere, appunto, iniziare a dire qualcosa per prendere tempo. Ah, sì, sì, lasciare sì, la sì. Pausa. Sì, sì, beh, allora, certo, assolutamente sì, è fattibile. I tempi, diciamo, di risposta, ripeto, sono un problema, appunto. Non volevo tornarci, era solo per no, dire, no, ma... perché dicevo che il pensiero che viene può essere, boh, è caduta la linea, messo giù. È una delle se cose. Uno mi dice, sto cercando. Allora, diciamo che è fastidioso, perché la seconda terza interazione tutte le volte dice, adesso sto per sbagliare. Sì, quindi ogni volta diversa. Esatto, quindi quello che stiamo cercando adesso di fare, come dicevo, è cercare di minimizzarli questi tempi. C'è una cosa che ci viene accennato e poi dice niente. Quando è appropriato avere una voce maschile, quando invece è appropriato avere una voce femminile. Però studi dicono che non è mai appropriato avere una voce femminile, perché noi ometti siamo portati a, diciamo, essere più confidenziali. In tutto il mondo. Adesso non so citarvi la fonte, però se volete ve la riporto la prossima volta. Comunque, diciamo, hanno molti meno insulti o, diciamo, proposte sui generis i bot maschili rispetto a quelli femminili. Quindi se pensiamo che comunque tutto quello che noi eroghiamo come bot è una risorsa, è inutile fare incetta di contatti che ne salvano nessuno. Di conseguenza il consiglio generale per chi sviluppa chatbot è l'IT, detta all'inglese, quindi l'impersonalità. Vedete Fastweb ad esempio, che ha usato un personaggio Marvin di Guida Intergalattica per autostoppisti. Se non si riesce a trovare l'IT, quindi l'impersonale, scegliere una voce o una personalità maschile.